Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino dell'emergenza coronavirus, sotto i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, 4 i nuovi decessi, tra cui purtroppo un 22enne di Rocca Morice deceduto nella notte all'ospedale di Pescara, il ragazzo che aveva gravi patologie pregresse. È la persona più giovane morta con il coronavirus in Abruzzo. Sentiamo il servizio. Sono 8 i nuovi casi di positività in Abruzzo dopo l'analisi di 1.080 tamponi, 0,7% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 4 su 499 tamponi analizzati, 0,8%. Nella nostra regione, dunque, dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.115 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. 222 pazienti, meno 9 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 8 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.318 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 370 pazienti deceduti, più 4 rispetto a ieri. Sul fronte cure, anche in Abruzzo però, sono al lavoro i ricercatori sugli studi avviati a Pavia che riguardano la somministrazione del plasma dei guariti ai pazienti tuttora contagiati, come spiega Pasquale Colamartino, direttore del Centro Sangue Abruzzo. L'utilizzo del plasma prelevato a pazienti guariti non è una novità, è un approccio, come dire, una terapia di prima linea che si è già sperimentata nel corso di precedenti pandemie con qualche buon risultato. Come dicevo, è una terapia che, di prima linea, perché in genere sono terapie che si mettono in piedi, si cerca di metterle in piedi quando non hai altro a disposizione, perché non hai Ecco, avuto lei, il tempo prego. di sperimentare i Dicevo. farmaci. I dati preliminari di Pavia ci parlano di una riduzione della mortalità del 6%, quindi da un numero di pazienti, da un decesso ogni 6 pazienti, siamo passati a un decesso ogni 16 pazienti nella loro casistica. Quindi questo è sicuramente un risultato incoraggiante. Dei pazienti guariti si presuppone che ci siano questi anticorpi neutralizzanti specifici che vanno come dire, ad attaccare il virus e impediscono al virus di entrare nella cellula, per quello si chiamano neutralizzanti, e quindi di infettare la cellula e poi di generare questa infezione. Noi dobbiamo comparare gli eventuali risultati clinici alla presenza e al titolo di questi anticorpi. Il titolo vuol dire che c'è una concentrazione nel plasma dei pazienti guariti sufficiente per dare dei risultati clinici. Quindi questo è un aspetto importante e soprattutto è anche importante capire quando somministrare il plasma ai pazienti, perché da anche queste prime evidenze abbiamo visto che la terapia col plasma iperimmune è più efficace nelle fasi precoci. In Abruzzo c'è in corso una sperimentazione, uno studio multicentrico regionale a cui hanno partecipato tutti i servizi trasfusionali della Regione Abruzzo e le principali unità operative che hanno in gestione in questo momento i pazienti Covid positivi. Quindi c'è stata una risposta entusiasmante, quindi c'è molta fiducia in questa prospettiva. Adesso siamo nella fase in cui stiamo reclutando i donatori, quindi i pazienti guariti, e stiamo cominciando a caratterizzarli perché, come le dicevo, prima di fargli donare il plasma è necessario capire se hanno una concentrazione nel loro plasma di anticorpi neutralizzanti che può essere utile per trattare i pazienti. Un'azienda aquilana può processare 5.000 test al giorno e potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni addirittura a quota 40.000. Questa potrebbe essere la svolta nel cercare di arginare il contagio da Covid-19. Mentre la Lombardia ha già attribuito la certificazione Covid, l'Abruzzo sembra essere in ritardo. Ci dice di più nel servizio Giuseppe Dintino.
un laboratorio che si trova all'Aquila può aiutare non solo ovviamente il sistema sanitario dell'Abruzzo, ma anche il sistema sanitario dell'Inghilterra, della Romania, della Germania, magari di paesi africani dove magari non ci sono questi laboratori e così via. E Dante Labs, un'azienda aquilana nata nel 2016 specializzata nel sequenziamento del genoma umano. L'azienda, servendosi anche dell'intelligenza artificiale, ha sviluppato software e hardware che potranno rivelarsi utili anche nella lotta contro il Covid-19. Queste stesse soluzioni software e hardware possono essere riconvertite per l'analisi del Covid o di qualunque altro tipo di virus. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo acquistato dei macchinari in più, abbiamo riconvertito dei macchinari esistenti, ma soprattutto abbiamo adattato i nostri software proprio per l'analisi del Covid, quindi l'analisi virale, e per avere un approccio industriale a questo problema. Finora l'Aquila era pressoché scoperta per quanto riguarda l'analisi dei test. Il capoluogo infatti doveva appoggiarsi all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, mentre l'apporto del laboratorio ospedaliero del San Salvatore è al momento piuttosto esiguo, poiché può analizzare solo poche decine di tamponi al giorno. Con l'apporto di Dante Labs però la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Già quei macchinari che vediamo alle mie spalle possono analizzare 5.000 test al giorno. Poi noi, oltre questo muro, c'è un'area più grande dove oggi stanno arrivando altri macchinari per poter analizzare 10.000 test al giorno aggiuntivi dalla prossima settimana, per poi salire a 20.000, 30.000 e entro fine giugno dovremmo essere sui 40-45.000 test al giorno. Numeri impressionanti, soprattutto se si considera che ad oggi in Abruzzo vengono processati in media circa 1.000 tamponi al giorno e che Pescara si è accaparrata un macchinario che una volta a pieno regime potrà analizzarne circa 2.400. La regione Lombardia, una delle zone più colpite al mondo dal virus, si sta già appoggiando all'azienda aquilana. Noi siamo stati contattati sia dalla regione Lombardia sia da altre regioni italiane ed europee, in particolare poi con la regione Lombardia abbiamo effettuato la certificazione Covid, chiamiamola, dove il laboratorio di riferimento della regione ci ha inviato 15 campioni, 5 positivi e 10 negativi, che noi abbiamo analizzato, poi abbiamo inviato i risultati raggiungendo il 100% di conformità con le loro analisi. L'Abruzzo però procede molto più lentamente. Tutto è iniziato il 21 aprile scorso con un incontro tra il fondatore dell'azienda, il presidente Marsilio, l'assessore Verì e il direttore Damario. L'iter è poi partito formalmente il 29 con il deposito della domanda presso il comune dell'Aquila, domanda che il comune ha istruito e inoltrato alla regione in alcuni giorni e ora si attende il parere dell'Agenzia Regionale Sanitaria per poi trasmettere il tutto al Ministero della Salute. Con la ASL abbiamo già effettuato tutte le analisi, abbiamo presentato documentazione, adesso questa stessa documentazione è stata passata alla regione, con la quale abbiamo avuto uno scambio anche di informazioni aggiuntive proprio questa mattina con gli uffici competenti, quindi ormai siamo veramente quasi pronti. Per la burocrazia insomma si è rischiato che l'Abruzzo fosse l'ultimo a potersi servire di un'eccellenza della nostra regione. E noi adesso ci occupiamo di stagione estiva e di spiagge libere che restano il nodo da sciogliere. I sindaci chiedono aiuto alla regione perché hanno difficoltà a gestirle in tempo di Covid. Vediamo il servizio. Stagione balneare dunque alle porte, tra mille dubbi e incertezze, con i sindaci dei comuni costieri che chiedono alla regione di non abbandonarli. Un appello determinato, ribadito a margine della riunione che si è tenuta in regione tra sindaci e assessori dei comuni interessati, da San Salvo a Martinsicuro, con gli assessori regionali Mauro Febbo e Nicola Campitelli. Durante l'incontro il sindaco di Fossacese, Enrico Di Giuseppe Antonio, è intervenuto a nome dell'ANCI Abruzzo. La situazione infatti è seria, e lo è in particolare per le spiagge libere. I comuni non sono infatti nelle condizioni economiche di accollarsi le spese del controllo e della sicurezza sulle spiagge. Non c'è personale che possa farlo, i vigili stagionali non possono essere assunti se non nel rispetto di un determinato tetto di spesa previsto dalla legge. Non è pensabile che si affidi a ditte private questo servizio perché le casse comunali sono pressoché vuote. I comuni sono in una difficoltà incredibile, non hanno soldi e non possono
garantire la necessaria sicurezza che le norme nazionali o le ordinanze regionali imporranno. Abbiamo chiesto alla Regione o di darci dei finanziamenti che sono importanti per la sicurezza dei cittadini nelle spiagge libere, oppure di rappresentare questa esigenza al Governo. Io ho rappresentato anche l'ANCI Abruzzo, tutti i sindaci che hanno discusso nel corso dell'ultimo direttivo i problemi legati all'utilizzo delle spiagge. E tutti i sindaci presenti hanno manifestato le stesse preoccupazioni, proponendo una serie di soluzioni che possono contribuire alla gestione delle spiagge libere. Nino D'Ifonso è sindaco di Torino di Sangro, ma titolare anche di un'attività balneare, propone un metodo di gestione semplice: spiagge libere contrassegnate da spazi definiti e distanze di sicurezza, niente app, niente responsabilità accessorie. Si confida nel buon senso e soprattutto nei chilometri di costa abruzzese sufficienti per tutti. Semplicemente un piccolo controllo, fare delle postazioni e vivere una bella giornata al mare, quello che oggi hanno bisogno tutti gli abruzzesi. Senza nessuna prenotazione? No, non sono d'accordo, perché tutti hanno diritto di andare al mare. Sulle spiagge nostre in questo territorio le spiagge sono enormi, quindi sono solo in congestione è un chilometro, abbiamo 6 chilometri rimasti tutte spiagge libere, perché non farle andare? Però sicuramente questo sindaco farà dei protocolli giusti e li dobbiamo rispettare, perché eventualmente non si rispettano mi costringerà a chiuderle. Restiamo in tema. Questa mattina gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno presentato a Pescara una serie di proposte relative alla ripartenza proprio della stagione balneare. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Consigliere Testa, quali sono le proposte di Fratelli d'Italia per la prossima stagione balneare? Ma noi abbiamo voluto fare un documento pratico, concreto e responsabile in vista ormai dell'imminente inizio della stagione estiva, ben sapendo che ad oggi il governo centrale ancora non ha emanato le famose linee guida e oggi le oltre 700 imprese turistiche sulla costa abruzzese, così come le oltre 30.000 su tutto lo stivale italiano non hanno regole. E noi abbiamo voluto fare un documento che daremo all'assessore Mauro Febo, dove andiamo a in qualche maniera a declinare quelle che devono essere secondo noi, avendo sentito anche gli operatori del settore, le distanze tra una fila e l'altra, tra un ombrellone e l'altro, come dovranno essere gestite le docce, i lavapiedi, così come probabilmente non ci saranno più le serate all'aperto, non ci saranno più i parchi giochi all'interno delle concessioni, ma si cercherà di dare più spazio ad esempio all'asporto sotto le palme, a fare le cene forse anche sulla spiaggia, che è anche una cosa bella e caratteristica, così tale da garantire la distanza sociale, e sarà un utilizzo abbastanza attivo delle app sia per fare le prenotazioni ma anche per contingentare le entrate e l'uscita all'interno di una concessione, per tenere tutto tracciato, una sorta di check-in e check-out come avviene ad esempio all'interno delle strutture ricettive. Quindi noi abbiamo voluto dare all'attenzione della politica regionale un nostro contributo, ripeto, perché non è possibile che a distanza di 18 giorni gli operatori degli stabilimenti balneari non hanno nessuno straccio di linea guida e non possono sapere come montare le palme e cosa dire ai tanti clienti che chiamano e non sanno quindi dare risposte certe. E anche per in qualche maniera dare conferma e certezza al famoso turismo di prossimità, a tutti gli abruzzesi che vorranno quest'anno, e il nostro auspicio è proprio quello, rimanere sulle coste abruzzese al mare e non andare verso altri lidi fuori regione. Ritardo importante, perché oggi è 12 di maggio e noi, le imprese balneari, non hanno nessun tipo di indicazione. Speriamo che nelle prossime 24-48 ore escano, perché il tempo è scaduto, le spiagge vanno montate con un tempo congruo, non è che all'improvviso si allestisce una spiaggia. Con questo contributo noi vogliamo far sì che si guadagni tempo al momento in cui arrivano queste linee guide, nel rispetto dell'amministrazione regionale della Regione Abruzzo, in modo tale che non ci sia un ulteriore tempo, ma bensì già trovato il bandolo della matassa, insomma.
Adesso andiamo a Penne, dove vedete c'è Stefano Recanati all'interno del municipio. Si è da poco concluso il consiglio comunale. Allora, linea a te, Stefano. Sì, buonasera Alfredo, buonasera ai telespettatori di TV6. In realtà si sta ancora svolgendo il consiglio comunale, per questo ringraziamo subito Gilberto Petrucci che ha fatto uno strappo alla regola e ci ha raggiunti immediatamente. Allora, due importanti novità in questo consiglio comunale, perché c'è stata la sospensione dei tributi fino al 30 giugno 2020, Gilberto, e adesso si voterà il bilancio, non ci saranno problemi. Ecco, una grande prova di maturità di tutta l'amministrazione comunale. Sì, abbiamo deciso con senso di responsabilità di approvare il bilancio di previsione 2020-2022, all'interno del quale ci sono provvedimenti importanti per la nostra comunità, come la riduzione di alcune tasse, ma soprattutto abbiamo posticipato la scadenza di tasse e imposte al 30 giugno 2020. È stato un lavoro importante svolto da tutti i consiglieri e ringrazio ovviamente la maggioranza, ma anche le forze di opposizione che hanno dato un contributo importante. Peraltro il bilancio di oggi è il quinto di questa amministrazione, che dopo un valido percorso di risanamento ci ha portato chiaramente oggi a risanare lo strumento più importante di programmazione dell'ente. Ecco, approvare un bilancio in questo periodo non è facile. Non è stato facile, ma questo dimostra che quando la politica vuole dare messaggi positivi è in grado di farlo, e quindi abbiamo dimostrato soprattutto di essere vicini ai cittadini nonostante l'emergenza epidemiologica. Ecco, oltre a questo c'è ancora comunque l'epidemia che circola tra di noi. Come è la situazione qui a Penne? Da una decina di giorni abbiamo la curva dei contagi pari a zero, tranne ieri che si è verificato un tampone positivo di un nostro cittadino, però che non risiede a Penne, quindi siamo fiduciosi che il lavoro svolto, le restrizioni sanitarie della zona rossa hanno portato benefici. Invece situazione presso il San Massimo, l'ospedale di Penne? Da lunedì sono state avviate le attività ordinarie, sono tornate quindi a funzionare i laboratori e soprattutto i reparti di diagnostica, quindi questo presuppone che l'ospedale ha superato anche questa prova importante. Alfredo, non so se hai una considerazione, una domanda per l'assessore. Sì, volevo chiedere all'assessore quali misure sono state messe in campo per dare una mano alla piccola economia locale, penso ai ristoratori, ma non solo, che in questo periodo, insomma, di ripartenza soffrono molto. Abbiamo previsto l'esenzione della TOSAP per quanto riguarda bar, paninoteche e gelateria. Abbiamo sospeso e cancellato, diciamo così, tra virgolette, esentato tutti gli operatori economici della città al pagamento della Tari nei mesi in cui praticamente non si è svolta l'attività, sono rimasti chiusi. E soprattutto abbiamo costituito un fondo di circa 12.000 euro a sostegno del reddito delle famiglie, ovvero andremo ovviamente a pagare bollette per tutti quei nuclei familiari che sono in difficoltà. Ecco, qual è il polso della situazione che voi avete a Penne in questa fase 2? Abbiamo visto qui sulla costa si è molto concentrata l'attenzione ovviamente sulla ripartenza della stagione balneare. Invece lì da voi nell'Abruzzo interno quali sono le esigenze più pressanti? Noi naturalmente puntiamo soprattutto a valorizzare il tessuto della piccola e media impresa, ma soprattutto a rilanciare il turismo, perché chiaramente con l'emergenza e soprattutto nella fase 2 e 3 ci sarà un turismo diverso, quello di casa nostra. Punteremo a valorizzare la filiera enogastronomica e soprattutto le nostre eccellenze culturali e artistiche, come appunto i musei e l'artigianato artistico dei nostri territori. Allora, grazie a Gilberto Petrucci, assessore al bilancio del Comune di Penne, grazie alla troupe di Vestina News per questo collegamento, Stefano Recanati e Gaetano Tereo. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale, restiamo a parlare di ex zone rosse. La Lega ha presentato una serie di proposte economiche per il rilancio di queste zone che hanno subito grandi restrizioni durante la fase 1 dell'emergenza. Vediamo il servizio.
Gli aiuti sono destinati ai comuni che dovranno aprire degli avvisi pubblici e destinarli a quelle imprese, come ho detto prima, che sono state ulteriormente danneggiate dalle ordinanze di zona rossa. Faccio un esempio pratico: un esercente che aveva un'attività alimentare in un comune limitrofo magari alla zona rossa poteva essere aperto fino al giorno prima, dal giorno dopo, non potendo uscire dal proprio comune, non poteva aprire il proprio esercizio. Quindi in questo caso ci sono state delle ulteriori restrizioni rispetto ai DPCM già in vigore e quindi diciamo noi vorremmo andare a sostenere queste attività. Ciò non toglie che poi tutti gli altri bandi e avvisi della regione, del governo, dello Stato potranno essere oggetto di attenzione da parte di questi esercenti e non solo da parte di tutta la popolazione. Quindi questo è un di più per coloro che hanno sostenuto un onere maggiore. Credo che venerdì o sabato sia stata una conferenza stampa del Partito Democratico, ma noi la legge l'abbiamo depositata la scorsa settimana prima del loro intervento, quindi diciamo abbiamo anticipato perché ci stavamo lavorando in anticipo e soprattutto avevamo inserito questa linea di principio anche nella prima legge presentata ad aprile, il primo Cura Abruzzo, quindi c'erano le intenzioni di lavorarci, quindi la legge l'abbiamo presentata, se non mi erro, martedì scorso, quindi adesso si incardinerà nel percorso legislativo della regione tra le commissioni e poi approderà in consiglio. A 11 anni dal sisma le interdizioni antimafia sono state 51, un dato decisamente basso rispetto alle centinaia di aziende impegnate nel più grande cantiere d'Europa e nel cratere per la ricostruzione, per l'appunto, il che testimonia la regolarità degli operatori e l'incisività dei controlli di prefettura e forze dell'ordine. Questa è la dichiarazione del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi alla luce del provvedimento adottato dalla prefettura aquilana nei confronti di una impresa impegnata nella ricostruzione post terremoto. Un ulteriore segnale inoltre, prosegue il sindaco di L'Aquila, di come sia possibile coniugare semplificazione delle norme nei processi di ricostruzione, invocata a più riprese dal cospetto del governo attuale di quelli che si sono alternate negli ultimi anni, e legalità, la cui filiera è garantita da un efficace sistema di vigilanza. Questa è la nota del sindaco del capoluogo di regione. Adesso andiamo a Teramo. Da oggi il tribunale entra nella fase 2, ingressi limitati e solo su appuntamento, guanti e mascherine obbligatori, termoscanner all'ingresso per misurare la temperatura corporea. Tanti i disagi, chiaramente, per gli avvocati di loro assistiti, ma intanto il CSM ha nominato il giudice ascolano Carlo Calvaresi nuovo presidente del Palazzo di Giustizia di Teramo. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il Tribunale di Teramo entra da oggi nella fase 2 e lo fa con estrema prudenza. Da questa mattina una ditta di vigilantes presidia l'ingresso di Palazzo di Giustizia per l'applicazione delle severe regole anticontagio. Ai dipendenti e agli avvocati tutti, al momento di entrare, viene misurata la temperatura corporea. Obbligatori, mascherine e guanti, e l'ingresso è limitato solo a chi ha prenotato l'appuntamento. A metà mattinata avevano avuto accesso autorizzato circa 15 persone. Oggi si può accedere, così come fino alla fine di giugno, tramite una prenotazione che bisogna fare accedendo al sito dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, e quindi è possibile in questo modo prenotare l'accesso all'interno del Tribunale, semplicemente per svolgere attività di cancelleria, quindi tutti gli adempimenti che riguardano i procedimenti in generale. Insomma, si accede tramite, insomma, con le precauzioni tutte stabilite dalla legge, con muniti di mascherina e guanti. Certo, i disagi sono molti, sia per gli avvocati che per i loro assistiti. Rinviati procedimenti meno urgenti a dopo l'estate, ingressi limitati, prenotazioni, fasce orarie, udienze in numero limitato e a porte chiuse. Questa situazione crea sicuramente dei disagi agli avvocati, soprattutto agli assistiti degli avvocati, che si vedono in questo periodo rinviati i vari procedimenti in corso, però insomma sottostimati
adattiamo a quelle che sono le necessità e le esigenze del Paese, e di conseguenza speriamo che tutto ritorni nella normalità a partire da settembre. Comunque, nonostante il coronavirus, la vita va avanti per la giustizia teramana, con la novità della nomina da parte del CSM del nuovo presidente del Tribunale di Teramo, Carlo Calvaresi, attuale presidente della sezione penale ad Ascoli. Ci spostiamo nella Marsica. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Fedele, scrive al manager della ASL 1 Testa: l'azienda faccia chiarezza su tempistiche e modalità di riapertura dei punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo. Sentiamo di più nel servizio di Luca Pulsoni. La ASL faccia chiarezza su tempistiche e modalità sulla riattivazione e riapertura dei PPI dei presidi ospedalieri di Tagliacozzo e Pescina. È quanto contenuto nella lettera inviata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fedele al direttore generale della ASL 1 Roberto Testa. Fedele fa riferimento all'ordinanza numero 55 firmata da Marsiglio, con la quale si stabilisce un piano graduale per la riapertura delle attività sanitarie sospese a causa dell'emergenza coronavirus. Aspetto e non dubito che avrò una risposta puntuale e chiara da questo punto di vista, soprattutto adesso che stiamo entrando nella cosiddetta fase 2 e soprattutto alla luce dell'ordinanza del presidente Marsiglio, con la quale sostanzialmente è stata disposta la ripresa graduale dei servizi sanitari inizialmente sospesi per fronteggiare l'emergenza sanitaria del coronavirus. È importante dare delle risposte ai territori, in particolare al territorio marsicano, che di certo non è mai stato particolarmente attenzionato né dai governi precedenti né dall'attuale governo. Non solo, oltre questo mi auguro che a breve si potrà tornare a discutere del piano sanitario regionale, quel piano che sostanzialmente raccoglie tutte le scelte che questa maggioranza vorrà fare in questo campo e in poche parole quale tipo di sistema sanitario questa maggioranza vorrà costruire per gli abruzzesi. Queste scelte impatteranno su tutti i nostri presidi sanitari ed è lì che sarà importante portare veramente al tavolo regionale quelle che sono le nostre criticità, le criticità del nostro territorio. Mi auguro anche qui che l'assessore Verì porti quanto prima in discussione questo importante atto di programmazione, che è l'atto di programmazione principe per quanto riguarda la materia sanitaria, anche perché ormai è più di un anno che la Regione Abruzzo attende l'approvazione del nuovo piano sanitario e che quindi tutti i cittadini abruzzesi attendono delle risposte sul tema della salute e sul tema del servizio sanitario regionale. Adesso ci occupiamo di sport, di calcio, andiamo a vedere nel dettaglio cosa accade in Serie B. Il calcio è pronto a ripartire, ma ancora tra tanti, troppi dubbi c'è l'ok del governo alla ripresa degli allenamenti di squadra, a cominciare da lunedì 18 maggio, ma il protocollo della Federcalcio ha preso un'altra sostanziale bocciatura, almeno stando al verbale redatto dal Comitato Tecnico Scientifico, che definisce la documentazione federale come gravemente lacunosa e imperfetta. Fa discutere poi un passaggio essenziale che suona quasi come una condanna alla non ripartenza. In caso anche di un solo positivo, l'intero gruppo squadra con annesso staff va posto in quarantena per 14 giorni con sospensione degli allenamenti e, nel caso di ripresa del campionato, di rinvio delle partite. Un rischio che, secondo il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, il calcio deve accollarsi. Cioè, immaginate che una squadra si fermi e si deve fermare anche la squadra che ha incontrato la settimana prima, praticamente il campionato di fatto finirebbe lì un'altra volta. E quindi è un rischio alto che però, ripeto, il mondo del calcio deve assumersi e deve caricarsi sulle spalle, perché la volontà è quella di riprendere per evitare guai maggiori. Il Pescara riprenderà gli allenamenti di squadra alcuni giorni dopo il 18 per avere il tempo di effettuare tutti i test previsti dal protocollo all'intero gruppo squadra. Sebastiani volge lo sguardo al futuro e alle conseguenze di uno stop definitivo del torneo. Sono danni importanti, perché il Pescara comunque sia, se non riprende, almeno fa 5 milioni di danni, e 5 milioni poi ci metti in questo mondo del calcio, ci metti 5 anni di gestione sana a recuperarli.
Per cui ecco perché dicevo, si cercherà di fare il possibile per riprendere in massima tranquillità, quello sì, però si cercherà di fare il possibile per riprendere. E Pescara in un modo o in un altro si iscriverà al prossimo campionato, sia con finendo questo campionato che non finendolo, per cui questo problema non esiste. Per cui è già un aspetto positivo. La preoccupazione invece è per il fatto che si può rischiare di rovinare questo campionato, ma anche forse l'altro, perché considerate che la mia preoccupazione più grande non è per questo, la mia preoccupazione più grande è per il prossimo futuro, perché iniziare un campionato a porte chiuse, senza tifosi, senza gente che viene allo stadio a incitare i propri beniamini. Quindi la mia preoccupazione è più per il futuro che per l'attuale momento. Infine una battuta sul fronte allenatore con le grottaglie in scadenza. Io oggi ho le grottaglie che risponde a quel tipo di identikit, un allenatore giovane e un allenatore che lavora bene con il gruppo, quindi perché non dovrebbe rimanere le grottaglie? Può essere le grottaglie, può essere pure che prendo un altro. Come... Ho detto semplicemente che in questo momento veramente l'ultimo mio problema è quello dell'allenatore. Con questo servizio di Andrea Costantini si chiude l'edizione del TG6 Sera. Io vi ringrazio per averci seguito. Il prossimo appuntamento è alle ore 23.